Come si crea il lievito madre, sia solido che liquido? Ciao panificatori e panificatrici, oggi seconda puntata sul lievito madre. Nella prima abbiamo visto tutta la teoria, se te la sei persa mi raccomando valla a vedere, ti lascio il link qua sopra, è molto interessante ed è estremamente utile per poter fruire al meglio di questo tutorial. Nel video di oggi vedremo come creare da zero il nostro lievito madre, sia in forma solida che in forma liquida. In realtà la prima parte è uguale per entrambi, poi ci sarà una piccola variazione, ma vedremo tutto nei minimi particolari nel tutorial. Ma prima di iniziare ti ricordo che tutto quello che utilizzerò nel video, che in realtà sarà solo la farina, lo puoi trovare sul nostro shop www.giochidigusto.it. Se non lo conosci vai a farci un giro, guarda che ci sono delle cosine molto interessanti e poi magari mi dici nei commenti cosa ne pensi. Inoltre, se ti piacciono questi argomenti e se li vuoi approfondire, ci attiva la nostra nuova newsletter 30 giorni di lievitazione. Se ancora non ti sei iscritto, corri subito a farlo, mi raccomando, anche di questa ti metto il link in descrizione. Faccio una premessa su quello che è la creazione del lievito madre. I primi giorni sono cruciali, diciamo i primi 4-5 giorni, e può succedere che non va tutto come deve, quindi potrebbe succedere che devi ricominciare da capo. Purtroppo è lo scotto da pagare. Inoltre, se devi realizzare il lievito madre e non hai esperienza, non l'hai mai mantenuto, non hai quella sensibilità olfattiva e anche gustativa di quella che è una pasta madre, io ti consiglio come primo approccio di fartene donare una per capire quali sono i sapori corretti e gli odori corretti, perché hai voglia di dire deve odorare di yogurt, deve sapere di dolce, non deve essere amaro e deve pizzicare. Se tu non hai mai messo in bocca un pezzo di pasta madre, non l'hai mai odorata, non riuscirai mai a capire qual è la sensazione corretta che ti deve trasmettere. Quindi, prima di iniziare a fare la pasta madre, fattene donare un pezzo, così da comprenderla al meglio, soprattutto se devi fare panettoni, grandi lievitati, eccetera, eccetera. Inoltre, questa è la mia esperienza, non è né la migliore, né la più veloce, né la più corretta. È quella che ho utilizzato e con cui mi sono trovato meglio, e quindi mi sento di condividerla con te. Inoltre, nei primi 20 giorni, non te lo dimenticare, segui il tutorial che tra poco inizierà finalmente e non prendere scorciatoie, cioè non accorciare i tempi perché è secondo te, eccetera, eccetera. Mi raccomando, è importante seguire determinate tempistiche o determinati volumi, poi lo vedremo. Piccolo disclaimer sull'utilizzo dell'acqua del rubinetto. Allora, io lo so che questo è un argomento abbastanza dibattuto. Normalmente l'acqua del rubinetto va bene per il mantenimento del lievito se non è troppo dura o se non contiene eccessive quantità di cloro, ma per far partire il lievito è consigliabile utilizzare l'acqua in bottiglia, proprio perché anche una piccolissima percentuale di cloro potrebbe non far partire il lievito a dovere, perché comunque abbatte la carica batterica o comunque la rallenta enormemente. Quindi solo per farlo partire utilizzeremo per forza di cose acqua in bottiglia. Per il mantenimento, se è un'acqua buona, non troppo dura e con una quantità di cloro non troppo elevata, utilizza tranquillamente l'acqua del rubinetto. Io personalmente utilizzo acqua del rubinetto per fare qualsiasi cosa, non ho nessun problema. Sono fortunato perché vivo in una zona dove l'acqua è molto pulita e non è per niente dura e ha un bassissimo contenuto di cloro. Bene, adesso entriamo nel vivo e vediamo cosa occorre per creare il nostro lievito madre. Opzionale lo sbattitore, io lo uso, mi trovo bene, lavoro veloce e lavoro pulito. Una farina integrale, noi utilizzeremo la primitiva integrale che abbiamo sullo shop. Una farina panettone che servirà dopo aver fatto partire il lievito madre, dopo i primi 4-5 giorni. Un contenitore cilindrico, meglio se graduato, per valutare la crescita in volume del nostro lievito. Ed ora che abbiamo tutti gli strumenti, colleghiamoci col laboratorio. Vamos! Andiamo a vedere cosa ci serve per creare il nostro lievito madre. Farina integrale, dell'acqua prelevata da una bottiglia a temperatura ambiente, un vaso in vetro da circa 850 ml, una ciotola e la nostra amica e fedele alleata Marisa. Quindi andiamo a pesare 100 g della nostra bella farina integrale primitiva integrale che trovate sullo shop.
Non c'è bisogno di essere particolarmente precisi nei pesi, beh, naturalmente non sgarriamo di tanto, 1-2 grammi in più o in meno va benissimo. Aggiungiamo 100 grammi di acqua a temperatura ambiente e andiamo a creare un composto omogeneo. Non farai assolutamente fatica, perché la farina integrale comunque è ricca di crusca, quindi assorbirà l'acqua alla velocità della luce e il composto non sarà neanche troppo liquido. Quindi gli diamo una bella impastata finché tutta la farina non avrà assorbito tutta l'acqua e andremo a inserire il composto all'interno del nostro vaso in vetro. Quindi procediamo con l'operazione di inserimento del composto nel vaso in vetro, che andrà chiuso in modo non ermetico assolutamente, in questo caso con il suo coperchio, ma si può usare un piattino, il piattino di una tazzina, si può usare una garza, si può usare qualsiasi cosa, l'importante è che non ci sia chiusura ermetica. Quindi lo inseriamo per 36-48 ore a 24-26 gradi centigradi all'interno di un luogo che possa raggiungere questa temperatura. L'importante è non scendere sotto i 24. Se non c'è modo di avere almeno 24 gradi, non provare neanche a creare il lievito madre, assolutamente almeno 24 gradi, meglio 26, meglio ancora 28. Quindi procediamo col primo step, andiamo a estrarre il nostro lievito dalla celletta che ci siamo autocostruiti, scartiamo la parte superiore che di solito è ossidata, non è bellissima insomma, quindi la scartiamo, la andiamo a depositare in un piattino, in qualsiasi luogo, in modo che poi possa essere gettata in modo sicuro, e andiamo a prelevare la parte sottostante, 100 grammi, quindi preleviamo 100 grammi del nostro lievito, lo inseriamo nella ciotola, dopodiché andiamo ad aggiungere la farina, sempre la nostra farina integrale, inseriremo ancora 100 grammi di farina integrale e ancora una volta 100 grammi di acqua a temperatura ambiente. Usiamo tranquillamente della farina integrale di buona qualità e anche in questo caso preleveremo l'acqua ancora dalla bottiglia. Si può usare anche dell'acqua del rubinetto, quasi senza nessun problema. C'è solo da stare attenti, perché potrebbe esserci una piccola percentuale di cloro che andrebbe comunque a inibire l'azione batterica e quindi ad allungare fondamentalmente i tempi di creazione del lievito. Quindi è il caso, almeno per i primi rinfreschi, di non usare l'acqua del rubinetto se non si è sicuri. Quindi andiamo a dare una bella mescolata, sempre per creare il nostro bel composto super omogeneo, che andremo ancora una volta a inserire nel nostro contenitore in vetro. Quindi prendiamo il contenitore che abbiamo lavato per bene, mi raccomando, deve essere bello pulito. Magari procuriamocene due, è più agevole in questo modo l'operazione. Quando ne usiamo uno, puliamo l'altro. Una volta inserito tutto il composto, andiamo a metterlo per 12-18 ore, sempre a 24-26 gradi all'interno della cella. 12-18, perché dipende un po' quanto sarà attivo il nostro lievito, quindi deve arrivare al massimo del volume, magari un po' prima di quanto l'ho prelevato io, e andiamo a realizzare ancora una volta un rinfresco, questa volta leggermente diverso da quello precedente, perché incominceremo a usare la farina definitiva, quella che si userà definitivamente per fare i rinfreschi. Quindi andremo a scartare ancora una volta la parte superiore, che è la parte un po' più bruttarella, un po' più ossidata, che non ci piace, e andremo a pesare 100 grammi del nostro lievito madre, o meglio di quello che sarà il nostro lievito madre. Quindi pesati 100 grammi, andremo poi a inserire, qui ce n'era probabilmente un po' troppo, quindi ho dovuto toglierne un pochettino. Quindi una volta pesati i nostri 100 grammi, andremo ancora una volta a inserire la farina. Questa volta utilizzeremo la farina definitiva per i rinfreschi. Io uso la Panettone, che è la stessa che utilizzo per fare i grandi lievitati e naturalmente che puoi trovare sul mio shop. Quindi inseriamo 100 grammi di farina Panettone insieme al lievito e ancora una volta andiamo a mettere i nostri 100 grammi di acqua a temperatura ambiente. Direi che questa è l'ultima volta che si può usare l'acqua della bottiglia, dopodiché potremo andare tranquillamente ad utilizzare l'acqua del rubinetto. Ancora una volta andiamo a creare un composto omogeneo che risulterà un po' più liquido questa volta, perché stiamo usando una farina tipo zero, quindi con meno crusca, che assorbirà meno acqua.
nessun problema. Stiamo ben attenti di creare un composto bello omogeneo, di far sciogliere bene il nostro lievito, e ancora una volta andiamo a inserire questa melma quasi informe all'interno del nostro contenitore per essere ancora una volta riposta al caldo. Naturalmente chiudiamo col nostro coperchio e andiamo nella nostra celletta sempre a 24-26 gradi centigradi fino al triplo del volume. Impiegherà ipoteticamente 12 ore, 8 ore, 9 ore, dipende. In questo frangente è difficile dire in quanto tempo si otterrà il triplico del volume. Quindi una volta arrivato al triplo, togliamo il nostro composto dalla cella, andiamo ancora una volta a scartare la parte superiore. Vedremo che pian piano il lievito sarà molto più bello. Molto più bello, e soprattutto l'odore comincerà a diventare meno spiacevole rispetto all'inizio. All'inizio non ha un grande odore piacevole, ma pian piano che rinfreschiamo vedremo che questo migliorerà. Preleviamo ancora 100 g di lievito scartando la parte superiore, quindi andiamo a inserire nella nostra ciotola sempre la nostra farina. 100 grammi come abbiamo fatto finora, però naturalmente con la farina panettone. Quindi pesiamo 100 grammi di farina, inseriamo nella ciotola e successivamente aggiungiamo ancora una volta 100 grammi di acqua a temperatura ambiente. Cerchiamo man mano che andiamo avanti di essere un po' più precisi con le pesate, però anche in questo caso un grammo più, un grammo meno non cambia comunque il risultato finale. Aiutandoci ancora una volta con l'amica Marisa, andiamo a creare un composto che sarà naturalmente sempre più liquido, perché la percentuale di farina integrale all'interno del nostro lievito sarà sempre minore, perché stiamo andando a diluirla con la farina zero. Quindi una volta realizzato il nostro composto, andiamo a inserirlo ancora nel nostro contenitore in vetro per essere poi riposto ancora una volta nella nostra cella. Devi portare pazienza, perché realizzare il lievito non è assolutamente una cosa veloce. Quindi andiamo in cella, stavolta a 22 gradi, 22-23 gradi, fino al triplo del volume. Questo rinfresco andrà ripetuto finché non riuscirai a raggiungere il triplo del volume a circa 21-22 gradi in 10 ore. Quindi ipoteticamente andrà ripetuto 4, 5, 6 volte. E passiamo quindi al primo rinfresco vero e proprio. Il primo rinfresco lo andiamo a fare dopo aver ripetuto quelle 4, 5 volte quello precedente, con un rapporto diverso. Andremo quindi a prendere meno lievito e aggiungere più farina. Quindi il rapporto sarà 1, 2 e sempre 100% di idratazione. Quindi andremo a prelevare 50 grammi questa volta di lievito, metteremo 50 grammi di lievito scartando la parte superiore nella nostra ciotola, aggiungeremo quindi 100 grammi sempre di farina panettone e 100 grammi di acqua, così avremo un rapporto 1-2-100%. Qualcuno dice 1-2-2, a me non piace, perché diventa difficile poi quando i rapporti non sono lineari, quindi magari si fa 1-1,5 eccetera eccetera. L'ultimo numero per me è l'idratazione, quindi in questo caso 1-2-100%. Aggiungiamo quindi, come abbiamo fatto sempre, 100 grammi di acqua e andiamo a creare un composto con la Marisa, ma ci aiuteremo in questo caso anche con quello che io chiamo frullino, il frullatore a mano. Ognuno poi lo chiama in modo diverso. Questo perché? Perché ci permette comunque di realizzare un composto migliore, fatto meglio, più omogeneo, e inoltre di scaldarlo, perché dobbiamo cercare di andare a poi nei rinfreschi al freddo fondamentalmente, ma anche al caldo, quindi sia quando facciamo i rinfreschi al freddo che quando andiamo a fare i rinfreschi preparatori, di portare il nostro composto almeno a 24 gradi centigradi, anzi a 24 gradi centigradi, e questo ci aiuta molto. Quindi non è tanto per incordare il lievito, anche perché non lo abbiamo incordato, ma è proprio per garantire una temperatura un po' più elevata, perché quando si preleva soprattutto dal frigo o comunque da temperature un po' più basse il lievito, si ha la problematica di chiudere, diciamo, il nostro composto a una temperatura troppo bassa. Quindi andiamo
a portare al triplo, questa volta a 20-21 gradi, è la temperatura ambiente, in questo caso sto usando la cella per motivi del video, ma in realtà è la temperatura ambiente, quindi dobbiamo arrivare a far triplicare il nostro lievito in 12 ore a temperatura ambiente. Si ripeterà quindi quel rinfresco finché non otterriamo quel risultato. E vediamo ora però come solidificare, perché c'è questo, abbiamo creato un liquori fondamentalmente, la procedura iniziale è uguale per tutti, quindi si fa sempre con quella quantità di acqua, però c'è chi potrebbe voler creare una pasta madre solida, quindi a questo punto si prelevano 67 grammi di lievito, il calcolo l'ho fatto io, fidati ciecamente, e si andranno ad aggiungere sempre 100 grammi di farina panettone, ma si aggiungerà meno acqua perché dobbiamo portare il nostro composto che presenta una parte di lievito al 100% di idratazione, dobbiamo andarlo a portare al 45% di idratazione, che è l'idratazione totale della pasta madre solida. Quindi aggiungiamo i nostri 100 grammi di farina e poi partiamo, inseriamo 27 grammi di acqua, sempre a temperatura ambiente. In questo caso andremo a cercare di creare un composto maneggiabile, diciamo così, per poter essere inserito nell'impastatrice o nella planetaria. Quindi con le mani andiamo a creare un composto che si possa estrarre comodamente dalla ciotola e andiamo a inserirlo in impastatrice. Facciamo girare l'impastatrice a velocità 2, velocità 3, finché non si creerà, diciamo, un impasto ben incordato, è un impasto vero e proprio, ben incordato. Estraiamo quindi il nostro impasto dall'impastatrice, in questo caso è molto poco. Io consiglio, se si deve andare a realizzare una pasta madre solida, di prepararne un po' di più. Questo è dimostrativo per far vedere come si prepara, diciamo, la solida, come si solidifica il nostro preparato. Quindi buttiamo il nostro impasto sul banco, gli diamo una sistemata, gli diamo un'incordatina a mano, andiamo a realizzare un piccolo filoncino per andare a cilindrare il nostro lievito che ci piace tanto. Quindi cilindriamo con un mattarello, andiamo a creare la nostra sfoglia, diciamo così, e andiamo poi a cilindrarlo, a creare una spirale, a creare un rotolino di lievito, per poi essere riposto ancora una volta nel nostro contenitore, in questo caso per valutarne la crescita, se no sarebbe difficile capire di quanto cresce lasciandolo libero. Si lascia anche libero, poi con l'esperienza naturalmente e l'occhio si capisce benissimo quanto cresce, però inizialmente usare un contenitore ti aiuta moltissimo. Quindi fatto il nostro rotolino, la nostra girella, andiamo a infilarla nel contenitore e ancora una volta la inseriamo nella nostra cella di emergenza a una temperatura di 20-22 gradi e dovrebbe triplicare in 8 ore. Qui siamo in un rapporto 1-1,5 al 45% di idratazione. Quindi 8 ore è il tempo corretto per un lievito con questo rapporto tra inoculo e farina. Oh, finalmente siamo tornati. Dai, tutorial un po' lungo, un po' dettagliato, ma secondo me andava fatto in questo modo. Come avrai notato, abbiamo utilizzato solo farina, senza aggiungere miele, uvetta o roba strana. Questo perché in questo modo abbiamo sì una creazione, una realizzazione, una partenza più lenta del nostro lievito madre, ma sarà un po' più sicura e un po' più lineare, perché non si crea quella lotta batterica intensa che si creerebbe utilizzando starter più veloci, diciamo così. Naturalmente in questo periodo, come abbiamo già detto, se noti consistenze strane, divisione dalla farina dall'acqua, odori sgradevoli, colori non convincenti, butta tutto e ricomincia da capo, perché questa è la fase cruciale. Far partire un lievito zoppo vuol dire solo avere problemi dopo. Da qui in avanti tocca un po' a te trovare l'equilibrio per cercare di rinfrescare il tuo lievito con una certa costanza. Io consiglio sempre di rinfrescarlo ogni 24 ore, che sia solido, che sia liquido, non importa. Per avere un lievito sempre in forma e sempre pronto per essere utilizzato, va rinfrescato ogni 24 ore. Puoi farlo anche ogni 48, metterlo in frigo, però poi ti servirà del tempo per farlo tornare al suo vigore.
Quindi dicevo, sta a te trovare un equilibrio tra il mantenimento a temperatura ambiente e il riposo in frigorifero per cercare di fargli coprire le 24 o le 48 ore che ti sei prefissato. O meglio, se hai una cella che ti permette di avere delle temperature controllate, trovare la temperatura giusta per fare in modo che il tuo lievito arrivi a 2,5-3 volte il volume nel tempo che ti sei prefissato, che per me sono le 24 ore, quello ideale. Ti do però una piccola anteprima, tra brevissimo, perché è già in cantiere, uscirà il video sul mantenimento del lievito madre, sia liquido che solido, secondo la mia esperienza sempre e secondo come opero io. Quindi se hai pazienza, aspetta qualche giorno, magari un po' di più di qualche giorno, e vedrai che uscirà il nuovo video, che sarà molto interessante. Sarà più che altro una chiacchierata, naturalmente, perché poi il mantenimento della pasta madre, sia solida che liquida, te lo devi un po' cucire addosso secondo le tue abitudini e secondo come risponde il tuo lievito. Però secondo me è molto interessante. Tra l'altro, se vuoi anticiparmi qualcosa, così magari lo inserisco nel prossimo video, scrivimi nei commenti come lo mantieni, come sei abituato a fare, qualsiasi cosa ti venga in mente sul tuo lievito madre. Ah, naturalmente, se hai usato il mio tutorial per creare il lievito madre, scrivimi nei commenti se hai qualche difficoltà, com'è andata, se ti sei trovato bene, se qualcosa secondo te non ti torna, qualsiasi cosa. I commenti sono aperti, io rispondo sempre. E come sempre, se il video ti è piaciuto o semplicemente se ti è stato utile, segui il canale, metti un like e attiva la campanellina, così non ti perdi i prossimi. Io ti faccio un super saluto e ti do appuntamento al prossimo video qui sul canale YouTube di Giochi di Gusto. Ciao, alla prossima!